Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti a una nuova edizione del TG6. In apertura la polemica delle ultime ore, non le ha mandate a dire il presidente della regione Marsiglio, che rivendica un'autorità portuale per l'Abruzzo che a quanto pare è bagnato da un solo mare. Il presidente infatti è tornato anche sul lapsus avvenuto in Consiglio regionale. Il servizio è di Paolo Renzetti. È un fiume in piena il presidente Marco Marsiglio che anche questa mattina, a margine di una conferenza stampa tenutasi presso l'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, è tornato a rivendicare e chiedere per l'Abruzzo, regione bagnata dal mare, una autorità portuale autonoma. Non è mancata poi la risposta a chi sui social ha ironizzato su un suo lapsus ieri nel corso del discorso tenuto in Consiglio regionale all'Aquila. L'Abruzzo è l'unica regione che si affaccia sui due mari. Anzi, anche sui tre mari, compreso lo Ionio. Solo un cretino in malafede può non aver capito che cosa stavo dicendo. È chiaro che neanche un imbecille può pensare di attribuirmi una dichiarazione del genere, che se avessi fatto in quel momento sarebbe entrata la Neuro a portarmi via. Non è accaduto perché tutti quelli che erano presenti in aula hanno ben compreso, e lo comprendono gli abruzzesi, che ho sollevato un tema vero. E cioè che l'Abruzzo è l'unica delle regioni italiane che si affacciano sull'Adriatico, sul Tirreno o sullo Ionio a non avere una propria autorità di sistema portuale. E quindi questo dibattito umiliante, se dobbiamo prendere ordini da Ancona o da Civitavecchia, è un dibattito che a me non appassiona. Ho anche dimostrato che questa pretesa di andare a Civitavecchia avrebbe danneggiato l'Abruzzo, perché sarebbe andato sotto un'autorità portuale che ha grossi problemi finanziari di bilancio e quindi non avrebbe avuto soldi da investire sui porti abruzzesi, avrebbe interrotto la pianificazione del piano regolatore di sistema portuale facendo ritardare di qualche altro anno l'adozione di uno strumento indispensabile per la vita dei nostri porti, avrebbe soprattutto impedito all'Abruzzo di vedersi autorizzare la ZES, che è invece un volano fondamentale per lo sviluppo del territorio. Ora, se di fronte a questi argomenti seri qualcuno vuole divertirsi a fare la burla, lo posso accettare dai buontemponi che passano la giornata su Facebook, ma che consiglieri regionali o parlamentari che stanno a Roma in vacanza a 15.000 euro al mese dicano queste stupidaggini e mi offendano pensando che io sia così ignorante e esotico da non conoscere quali mari bagnano le nostre terre, mi fa veramente pensare sullo stato basso del livello politico di certi soggetti e di certi partiti che esprimono questa rappresentanza. Andiamo avanti col nostro telegiornale. Probabilmente ricorderete che nei bollettini di metà maggio vi parlavamo di servizi informatici che hanno riguardato l'ASL 1 e di conseguenza dei contagi che erano stati inizialmente persi e poi recuperati nei bollettini dei giorni successivi. Ebbene, nel corso della riunione dell'unità di crisi della settimana scorsa è emersa forte discrasia tra i dati sugli attualmente positivi al Covid comunicati dalle ASL durante l'incontro e quelli risultanti invece dalle piattaforme telematiche nazionali e regionali. Di qui la richiesta alle aziende da parte del presidente Marco Marsiglio e dell'assessore Nicoletta Verì di procedere a una verifica puntuale di questi dati, lo chiarisce l'assessorato alla salute. In particolare è stato accertato che a fronte di un numero di casi attivi compreso tra 290 e 470 per le ASL Lanciano Vasto Chieti, per quella di Pescara e per quella di Teramo, il dato riguardante l'ASL Avezzano sul L'Aquila si attestava invece ad oltre 3.200 casi. Ulteriori approfondimenti hanno permesso di verificare che in piattaforma risultavano ancora come attualmente positivi casi risalenti addirittura all'estate 2020, che non erano stati espunti e inseriti tra i guariti. Da lunedì è iniziato il lavoro di riallineamento con i primi 1.930 guariti dell'ASL 1 conteggiati nel report di ieri, che proseguirà anche nei prossimi giorni. Ai fini dell'andamento epidemiologico non cambia nulla. Ad ogni modo, nuovi positivi e ricoveri rimangono in costante diminuzione. Resta però da comprendere come possa essere accaduto un fatto così eclatante, sul quale il Dipartimento ha già chiesto conto ai vertici della ASL. E con l'avvio della stagione estiva tornano nuovi voli e nuove rotte da e per l'aeroporto d'Abruzzo. Il presidente Paolini, con il mandato ormai in scadenza, sembra ai saluti. Ascoltiamo.
Presentate questa mattina all'aeroporto d'Abruzzo di Pescara le nuove destinazioni che partiranno a breve, aggiungendosi a quelle già in essere. A luglio saranno quasi una trentina le rotte grazie ai voli di Alitalia, Ryanair, Volotea e l'ultima arrivata, FlyLeOne. Sì, è già partita. A giugno, questa settimana, noi abbiamo 15 partenze e 15 arrivi, 30 voli. A luglio arriveremo a 25-27 rotte, cioè decine di voli al giorno. Nuove rotte, nuove compagnie, FlyLeOne con queste nuove rotte estive di Corfù, Dubrovnik, Spalato, Pantelleria, Lamezia Terme e Figari in Corsica. Poi avevamo già Treviso, cioè Venezia, Alghero e Torino di Ryanair, tutte le rotte tradizionali di Volotea, Tirana, Kuwait Air, Ryanair che ha ripristinato tutte le rotte, Cracovia, Varsavia, Praga, Londra, tutte, insomma, Germania, eccetera. E quindi abbiamo nuove rotte, una ripresa molto forte, nuovi fondi non direi, perché nuovi fondi, gli unici che dovevano arrivare ulteriori era 1,5 milioni di euro del bando della regione ulteriore, che però non è arrivato, purtroppo non è stato editato. Noi stiamo ancora lavorando col bando di 800.000 euro di novembre dell'anno scorso, che però è stato editato da Saga, ci è stato dato a noi a novembre e noi in 20 giorni abbiamo attuato e come dire, realizzato. Invece purtroppo è 1,5 anni che aspettiamo questo bando di 1,5 milioni che non arriva, che ci avrebbe molto aiutato e purtroppo ci ha fatto perdere qualche destinazione e qualche compagnia. Approvato anche negli ultimi giorni il bilancio da parte del CDA, presieduto dal presidente della Saga Enrico Paolini, il cui mandato scadrà a fine giugno. Avete anche approvato il bilancio? Sì, pochi giorni fa, adesso andrà all'Assemblea dei Soci il 29 giugno con un meno 168.000 euro formale, che però in attesa dei 300-400.000 euro di ristoro del governo che dobbiamo avere per il 2020, ma avremo sul 2021, nella sostanza è un attivo di circa 150-200.000 euro in un mondo di aeroporti italiani dove nessuno chiude in attivo e i più fortunati chiudono con qualche milione di deficit. Guardi, dopo tre bilanci in tutte le società pubbliche si decade, non è che io vengo tolto, io decado e il giorno 29 giugno il socio regione, che è il socio al 99%, deve nominare un nuovo presidente, un nuovo CDA. Ovviamente faranno come credono, a me non è stato detto nulla, quindi posso supporre di non essere sicuramente il primo della lista, ma questo mi interessa relativamente. Quello che mi interessa molto è far capire a tutti, e spero di averlo fatto capire alla Regione Abruzzo e all'attuale governo della Regione Abruzzo, che qui non si può mettere una persona qualsiasi, pur se rispettabile, qui ci vuole un manager. Qui non si tratta di una nomina pubblica dove venire a fare passeggiate in macchine blu o fare altre cose del genere. Qui si tratta di venire, fare progetti, piani industriali, avere rapporti con le compagnie, trovare denari, fare entrare denari commerciali, gestire il personale. È un lavoro da manager con forti caratteristiche aeronautiche e turistiche. Detto questo, immagino che la Regione farà il suo dovere nei modi e nelle forme che la legge prevede. Andiamo a Pescara, si continua a discutere sugli orari dei locali nei quartieri della cosiddetta Movida. Infatti, benché la zona bianca per un'ordinanza comunale, i locali solo a Pescara devono chiudere a 00:30 durante la settimana e 01:30 nel weekend. Ieri c'è stato un incontro fra il sindaco Carlo Masci e rappresentanti delle associazioni di categoria che non hanno apprezzato questa iniziativa. Vediamo. Sicuramente siamo fortemente contrari ad una scelta del Consiglio Comunale di Pescara che ha dato un indirizzo ben preciso a degli orari che ci aspettavamo invece fossero liberi dopo tutto questo tempo. Non capiamo quale sia esattamente il nesso di tutto ciò, abbiamo dialogato più volte con il sindaco, c'è una problematica che continua a essere quella vecchia di qualche anno fa, ma che ci aspettavamo fosse messa un po' da parte da qualche residente, perché dopo una pandemia ci aspettavamo un atto di responsabilità forte da parte dei residenti nel far ripartire un'economia che era comunque in ginocchio, sono famiglie di lavoratori e famiglie di imprenditori che devono ripartire. È una ordinanza che ad oggi non ancora esce, speriamo che esca in questa mattinata. Noi però abbiamo chiesto al sindaco, visto che ci ha detto che nulla poteva essere modificato in questa prima ordinanza, di lavorare immediatamente, fin da subito, insieme al suo consiglio comunale e i capogruppi, a un'ordinanza che dal 7 luglio vedrà una città aperta al turismo e una città che torna alla normalità, perché se la loro preoccupazione è di accompagnare in un post pandemico, anche se non siamo al termine della pandemia, la città e le sue abitudini, ci aspettiamo che dal 7 luglio
fatto questo ulteriore enorme ed importante sacrificio da parte delle imprese, si torni ad una normalità. Quindi la possibilità è che tra meno di un mese le cose possano cambiare, voi puntate su questo? Assolutamente, anche perché dagli impegni presi dall'amministrazione nel ascoltare tutto quello che noi abbiamo posto come problematica anche per il resto della città, perché l'ordinanza all'inizio era per tutta la città, adesso dovrebbe contemplare purtroppo alcuni luoghi in alcuni momenti, ma abbiamo chiesto una certezza e una tranquillità dal 7 luglio. Se questo atto del sindaco e dell'amministrazione è voluto per accompagnare un percorso, che dal 7 luglio questo percorso inizi in maniera normale come è accaduto negli altri anni. La cronaca, la Guardia di Finanza ha scoperto una discarica abusiva nel centro di Pescara, l'area è stata sequestrata e tre soggetti sono stati denunciati per violazioni ambientali anche per non aver versato l'ecotassa. Una discarica nascosta nel cuore di Pescara. Sorvolando in elicottero il capoluogo adriatico, la Guardia di Finanza ha scoperto una baraccopoli recintata e difficilmente visibile da terra. Un agglomerato di strutture precarie e abusive utilizzate, fanno sapere le forze dell'ordine, per lo svolgimento di attività economiche e per lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi. Dalle immagini sembrerebbe un magazzino o un'officina. Intorno però è disseminata immondizia di ogni tipo che potrebbe mettere a rischio la salubrità della zona. L'operazione non è volta solo alla salvaguardia dell'ambiente, ma è anche tributaria. Infatti oggi esiste l'ecotassa, ovvero il tributo speciale previsto per il deposito in discarica di rifiuti solidi, il quale si applica anche in caso di illeciti e discariche non autorizzate. La base imponibile è determinata in relazione alla quantità e alla tipologia di rifiuti. Secondo i tecnici della Guardia di Finanza, in questo caso sono stati migliaia gli euro di tasse non versate. L'area di circa 1000 metri quadri è stata sottoposta a sequestro e tre soggetti sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per violazione delle norme ambientali. La strada provinciale 63, la Simbruina, che collega Abruzzo e Lazio, sarà ora gestita dall'ANAS, che dovrà occuparsi quindi della manutenzione. Dopo la proposta del comune di Capistrello è ora giunto il via libera da parte della provincia. Via libera per il passaggio della strada provinciale 63 Simbruina, che collega l'Abruzzo e Lazio attraverso i comuni di Capistrello, Canistro e Filettino, sotto l'egida dell'ANAS. Dopo il dibattito acceso da un post del senatore del Movimento 5 Stelle Primo Di Nicola, che aveva puntato il dito sull'assenza di manutenzione, è arrivata la replica del consigliere provinciale con delega alla viabilità Gianluca Alfonsi, che ha aperto la strada al placet arrivato dalla provincia dell'Aquila in occasione dell'incontro di sabato scorso alla presenza del senatore D'Alfonso. La strada insiste in una realtà che è ad alto dissesto idrogeologico, quindi con caduta massi, richiedeva una grande manutenzione. Negli anni non c'è stata, quindi sono venuti giù massi, costoni di roccia molto pericolanti, per cui si è dovuti chiuderla in alcuni tratti per ragioni evidentemente di sicurezza. La provincia dal 2015 ad oggi è intervenuta sensibilmente con 1,5 milioni di euro, che non sono pochi se consideriamo il periodo di crisi e la riforma accelerata del Rio, che ha privato le province di personale e risorse finanziarie, è intervenuta e ha consentito la riapertura fino al chilometro 13.700 per consentirne la fruibilità almeno agli abitanti di Capistrello e dintorni. Oltre non siamo potuti andare. Oggi finalmente, grazie anche alle forze politiche che sono intervenute recentemente e che io ringrazio apertamente per il contributo che possono dare, auguriamoci che effettivamente questa strada possa tornare ad essere utilizzabile attraverso gli interventi che l'ANAS dovrebbe realizzare nel caso in cui dovesse prenderla in consegna. È un iter un po' lungo, non si risolve certamente in un breve periodo, però se tutte le forze politiche, come hanno dimostrato l'altro giorno, sia dalla parte laziale che dalla parte abruzzese, hanno la volontà di raggiungere questo obiettivo, siamo sulla strada giusta per farlo. Sono due i tipi di intervento che noi a cui dobbiamo sopperire. Uno riguarda il dissesto idrogeologico ed è evidente perché ci sono delle frane in corso e quindi rendono pericolosa la strada. Ma un'altra è quella di garantire il periodo invernale con il passaggio di spazzaneve, che è un problema non secondario.
Nel giorno dell'anniversario 207 dell'Arma dei Carabinieri appena è stato presentato il libro Anni Bui, scritto da Salvatore Lordi, che ripercorre le storie di uomini in divisa ammazzati nel tentativo di difendere quell'ordine costituito, messo in discussione durante gli anni di piombo. All'interno del volume anche la storia del carabiniere Giovanni D'Alfonso. Stefano Recanati. Era il 5 giugno del 1975 quando il carabiniere Giovanni D'Alfonso, sulle tracce di Vittorio Vallarino Gancia, perse la vita in un conflitto a fuoco con la brigatista rossa Margherita Cagol, moglie di Renato Curcio, nei pressi di Acquiterme, in provincia di Alessandria. Questa storia, come tante altre di uomini in divisa vittime di terrorismo, sono ricostruite e raccolte nel libro Anni Bui del giornalista Salvatore Lordi. Un volume di 533 pagine che ripercorre storie sconosciute di uomini in divisa ammazzati dal terrorismo dal 1956 al 1980. Siamo negli anni di piombo, culminati nel 1978 con l'uccisione di Aldo Moro. Sono pagine in cui non si racconta il decennio o i decenni della strategia della tensione, si raccontano storie di vita di semplici carabinieri, poliziotti, finanzieri che hanno pagato con la vita il modo di difendere la democrazia nel nostro paese. Avvenne tutto così in fretta nel giorno della festa dell'Arma dei Carabinieri. Il giro di ricognizione, l'arrivo alla cascina Spiotta, il conflitto a fuoco, il ferimento del tenente Umberto Rocca che perse un occhio e un braccio a causa dell'esplosione di una bomba e quello letale di Giovanni D'Alfonso. Proprio l'amministrazione comunale di Penne, a distanza di 46 anni, ha voluto ricordare il carabiniere nato nel centro Vestino nel 1930 con questa presentazione a cui hanno partecipato la vedova Dina e i figli Bruno, Cinzia e Sonia, i quali con il cuore gonfio di emozione hanno raccontato alcuni aneddoti del D'Alfonso, non carabiniere. Anche se diciamo, lui è andato via da bambino, però era giusto ricordare questa splendida città, insomma, i luoghi dove lui è da bambino vissuto. Come ho detto prima, ho preso la parola e ho detto il cuore colmo di emozione, commozione, è difficile parlare, però è stata comunque una cosa bella perché queste cose riportano i nostri cari in vita e quindi ce li fanno sentire sempre vivi e vicini. Oggi è stato un appuntamento importante perché dopo mesi di chiusura legata appunto al lockdown ripartiamo con l'attività culturale, quindi con la presentazione del libro Anni Bui di Salvatore Lordi, ripartiamo con una serie di iniziative, a breve ci saranno altri eventi culturali perché Penne deve tornare a correre, diciamo così, tornare ad abbracciare la vita, la normalità che ovviamente dopo mesi e mesi di chiusure ne abbiamo proprio bisogno. E ora il folklore per la festa in onore di Maria Santissima delle Grazie, patrona della città di Teramo. Al via tanti appuntamenti religiosi ma anche civili, gli eventi curati dall'Associazione Culturale Teramo Nostra inizieranno il 19 giugno per terminare con una manifestazione popolare il 2 di luglio. Tania Bonici Castelli. La festa della Madonna delle Grazie a Teramo il 2 luglio è la grande festa della città che si ripete ormai da decenni e che consacra ogni volta il territorio e la sua popolazione alla protezione di Maria Santissima delle Grazie. Un evento religioso che è supportato da tutta una serie di altri appuntamenti civili, un ricco cartellone curato dall'Associazione Culturale Teramo Nostra. Tante le manifestazioni civili, quali le più importanti? C'è la collaborazione con la Riccitelli, in più con la Benedetto Marcello, che il 26 farà il Requiem di Mozart dopo la premiazione del premio Gian Domenico di Sante Anna Pepe, e c'è anche l'Organetto di Tassone che è una scuola di organetto, c'è la banda di Mondorio, cioè abbiamo cercato di includere tutta la nostra provincia perché questa è la festa di tutta la nostra provincia, non è solo la festa di Teramo. In tempi di non Covid, la processione tra le vie cittadine del 2 luglio della Madonna delle Grazie era un'usanza attesa e partecipata dall'intera popolazione teramana. A causa della pandemia questa tradizione sarà modificata e la statua di Maria Santissima sosterrà nei luoghi simbolo della sofferenza per poi ricevere dal sindaco di Teramo le chiavi della città. Come lo scorso anno ripeteremo la stessa esperienza. Quindi la Madonna verrà accompagnata nei posti importanti della città, più significativi. Ecco.
un conforto ai malati nella casa di riposo dei Benedittis, al cimitero per ricordare tutti i defunti, soprattutto di quest'ultimo periodo a causa del coronavirus, poi all'ospedale il mondo della sofferenza che ha sempre uno sguardo rivolto alla Madonna e poi dall'ospedale riscenderemo in città, nel corso una piccola sosta davanti alla cattedrale e poi arrivati a Porta Madonna ci sarà la consegna da parte del sindaco, questa consegna così simbolica, affidamento della città alla protezione della Madonna e poi rientro in chiesa, in santuario e la conclusione con una messa solenne. E ora allo sport, conto alla rovescia per il nuovo allenatore del Pescara, è quasi fatta per Gaetano Auteri che però prima dovrà risolvere il contratto che ancora lo lega al Bari fino al giugno 2022 e poi potrà legarsi quindi al Delfino. Tra i papabili come neo direttore sportivo Giuseppe Geria dovrebbe restare alla guida del settore giovanile dei biancazzurri. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Probabilmente sia la stretta finale. Gaetano Auteri si appresta ad essere il nuovo allenatore del Pescara. Dalla società direttamente continua a non filtrare nulla, ma i rumors a questo punto sono insistenti e anche un giornalista specializzato nel mercato come Gianluca Di Marzio di Sky in mattinata si è sbilanciato sul nome che anche secondo la nostra emittente nelle ultime settimane è stato in cima alla lista degli allenatori papabili per la panchina biancazzurra. Dunque sembra davvero questione di pochi giorni, se non di ore, prima della fumata bianca per Gaetano Auteri, che è ancora sotto contratto con Bari, cui è legato fino a giugno 2022. Il tecnico siracusano dovrà prima risolvere l'accordo con il club pugliese e poi sarà libero di legarsi al Pescara. Il marchio di fabbrica di Auteri è il 3-4-3 e sotto questo punto di vista è conosciuto per essere integralista dal punto di vista tattico e un sergente di ferro nelle dinamiche di spogliatoio. I risultati più importanti li ha colti quando ha guidato alla promozione in Serie B la Nocerina nella stagione 2010-2011, in quella squadra militavano Marco Pomante e Alessandro Bruno e il Benevento nella stagione 2015-2016, salvo non restare in Serie B la stagione successiva. Negli ultimi campionati è stato a Matera e Catanzaro con risultati altalenanti. In questa stagione ha guidato il Bari per le prime 23 giornate. Esonerato a inizio febbraio, è stato richiamato al timone della squadra il 20 aprile per disputare le ultime due giornate di campionato più i playoff, turno superato col Foggia, poi l'eliminazione ad opera della Feralpi Salò. Resta l'incognita direttore sportivo. Sebastiani, anche lunedì sera a Replay, ha ribadito a chiare lettere che prima sarebbe stato scelto il DS e solo dopo l'allenatore. Ciò fa supporre che queste siano ore caldissime anche per il ruolo dirigenziale. In questi ultimi giorni si è parlato anche di Agnello Martone, direttore generale della Casertana, ma restano sempre caldi i profili dell'ex DS della San Benedettese Pietro Fusco, del DS del Latina ed ex Teramo Marcello Di Giuseppe e del DS del Sud Tirol Paolo Bravo, tutti dirigenti attualmente vincolati ad un club e che dovrebbero risolvere prima di legarsi al Pescara. Circa la soluzione interna a Geria, Sebastiani ha ribadito lunedì sera a Replay, ma anche dopo il match di ieri della primavera, che il dirigente calabrese avrà il contratto rinnovato e resterà a dirigere il settore giovanile. Resterà a Geria? Geria sa che non ha nessun problema, credo che sia stato, Geria è stata una bellissima scoperta. E devo per questo, siccome io sono una persona molto onesta, per questo devo ringraziare Massimo Oddo che me l'ha presentato a suo tempo. Quindi se sta qui Geria è anche grazie a lui. C'è il rischio che qualche gioiellino del Pescara possa emigrare dinanzi ad un'offerta importante? Ma io spero di no, anche se poi voi sapete che alla fine se ci sono richieste importanti, club importanti e voi giocatori, convincere i giocatori a rimanere non è mai facile. Però credo che alcuni di loro quest'anno si possano giocare un posto in pianta stabile con il Pescara, con la prima squadra. Questi ragazzi che oggi hanno anche un valore economico, sono un patrimonio del Pescara? No, noi non ce l'abbiamo il patrimonio. Noi siamo una squadra di scappati di casa, una società che non sa fare nulla, quindi noi stiamo guardando il patrimonio, se no abbiamo solo i debiti. Qualcuno ieri mi ha detto abbiamo 24 milioni di debiti, me li portassero perché non li riesco a vedere, non li riesco a trovare tutti questi debiti, però evidentemente abbiamo pure qualcosina di nostro che vale qualcosa, ma questo fa parte sempre del lavoro che abbiamo fatto noi, non è che l'ha fatto qualcun altro. Serie D, alle 16 si disputerà il recupero della seconda giornata di ritorno tra Pineto e Castelnuovo.
Arbitra Mirabella di Napoli, gara molto importante questa in chiave playoff. Il capitano pinetese Alfonso Pepe torna sul gran gol che ha segnato ad aprile, afferma che la sua squadra punta al terzo posto. Ascoltiamolo. Sì, dai, è andata bene. Ho visto la palla che arrivava al limite dell'aria, ho detto mo, una palla di queste ci provo e per fortuna è andata bene. Poi la partita è difficile, per fortuna dai, l'abbiamo sbloccata a pochi minuti alla fine, quindi una bella vittoria. Eppure è strano, perché mi si è allenato pure 2-3 anni con me, quindi sai che in allenamento ogni tanto ci provo, però dai, non se l'aspettava nessuno, penso un gol di questi non se l'aspettavano. Ma queste vabbè, sono partite comunque difficili, Aprilia una buona squadra, poi siamo stati diciamo fortunati che loro in due episodi sono rimasti in 9, poi comunque non era facile perché comunque si chiudevano tutti, stavano tutti in area, quindi non era facile. Abbiamo provato pure prima con 2-3 tiri da fuori area, ti ho detto per fortuna il tiro mi è andato bene, quindi ci godiamo questa vittoria. Sì, adesso c'è una partita importante, un derby, Castelnuovo purtroppo hanno avuto dei problemi loro le ultime settimane con il Covid, come siamo passati noi purtroppo. Loro si vengono dalla sconfitta, anche se io ho visto le immagini e hanno fatto una grossa partita, nonostante avevano alcuni infortunati e alcuni ragazzi purtroppo ancora con il Covid. Quindi per noi sarà una partita importante, e se magari vincendo ci permette di salire al terzo posto, quindi faremo di tutto per portare a casa i 3 punti. Adesso ci siamo, abbiamo fatto una bella cavalcata, quindi mancano poche partite alla fine, cerchiamo di raccogliere più punti possibili, poi a fine campionato vediamo dove siamo arrivati. Guarda, da capitano vorrei arrivare il più in alto possibile, adesso diciamo la posizione più alta che si può raggiungere è diciamo, il terzo posto, quindi ce la mettiamo tutta per arrivare al terzo posto. Dopo qualche battuta a vuoto, la Vastese ha centrato 2 vittorie consecutive che hanno riportato il sorriso all'ambiente, anche se il discorso salvezza comunque era già archiviato. Nelle parole del presidente Bolami resta qualche rammarico per la stagione che si chiude e il pensiero però è già rivolto alla prossima stagione. Ma è una squadra che noi abbiamo sempre creduto, questi ragazzi, questo valore, e nonostante che purtroppo quest'anno è stato un anno particolare, però ho sempre detto che la squadra non è male, in questi 5 anni abbiamo fatto sempre delle squadre importanti, purtroppo il pallone ti riserva sempre delle cose anche negative e stiamo passando questo periodo qua, però oggi stiamo dimostrando che la base c'è e con le grandi ci siamo. Mo chiudiamo questo campionato in bellezza e onorandolo al massimo e stiamo programmando già per il prossimo anno. Il rammarico c'è perché quando noi facciamo calcio siamo sempre dal parere che bisogna avere risultati, perché noi presidenti investiamo per avere i 3 punti quotidiani. È normale che se non arrivo, però stiamo costruendo qualcosa di bello in questi 5-6 anni. Dopo, i risultati devono arrivare insieme anche alla costruzione. La Vastese è una macchina da guerra, ci stiamo costruendo qualcosa di bello, speriamo di continuare così perché io sono del parere che se semini bene raccogli bene, se semini male purtroppo le chiacchiere porta il vento. Già stiamo andando avanti perché ci rimangono ancora 3 partite, chiudiamo questo campionato in bellezza come stiamo facendo, io sono contento per la città, per i tifosi, anche se qualcuno era sempre malfedele in questa società e in questa squadra, però ho sempre difeso la mia squadra, i miei colori e la mia città. È normale che dopo settimana prossima con i direttori ci facciamo una bella chiacchierata con la società, con i dirigenti, vediamo di programmare, ci sono anche novità nel settore giovanile, stiamo facendo un quadro generale, perciò io penso che in 15-20 giorni c'è un po' di attesa, un po' di silenzio. Pensa una riconferma per Dario oppure no? Ma guarda, il mister sta facendo bene perché se l'abbiamo scelto, l'ha scelto il direttore, vuol dire che è una persona preparata e lo sta dimostrando. Da come vedo, da come quelle pochi minuti che ci parla, perché tra il mio lavoro e il suo lavoro non è che ci prendiamo tanto, so che lui ha intenzione di rimanere, però dico sempre deve rimanere con un progetto serio, con una cosa importante, perciò le cose adesso bisogna farle in 2, non società e società, dirigenti e squadra dall'altra parte.
E questa era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi di questa edizione potete rivederli su YouTube o sul sito tv6.it. L'informazione tornerà come sempre questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.